Un saluto dalla redazione dell'Eco Vicentino, queste le principali notizie di oggi. Bressanvido, sei andato avanti troppo presto. Cordoglio per l'alpino cerimoniere andato alla ritrovo per la sfilata. Natalino Guazzo, noto a Bressanvido in quanto attivo nel volontariato sociale, all'alba di ieri si stava dirigendo verso il punto di ritrovo per salire in pullman verso Piacenza. All'altezza del casello di Vicenza Nord, l'auto ha subito un frontale con un'altra condotta da un 31enne di Quinto, rimasto ferito. Il 68enne è morto sul colpo, lascia la moglie e due figli. Tiene moto con due persone in sella, urta un'auto sulla rotatoria. In ospedale una 41enne. La donna che viaggiava sul sedile del passeggero è stata sbalzata sull'asfalto riportando contusioni. È stata ricoverata subito all'ospedale Alto Vicentino di Sant'Orso per accertamenti, mentre l'automobilista e conducente del motociclo sono rimasti illesi. Lo scontro è avvenuto alle 8 di stamattina di fronte al supermercato tienese. Romano De Zellino, artificieri all'opera al Col Roigo per rimuovere una granata di guerra trovata nei campi. Nel giro di mezz'ora, secondo le previsioni, l'operazione di domani sarà portata a termine. La granata di dimensioni contenute, 27 cm, calibro 75 mm, comporta l'interruzione del traffico lungo la strada attigua all'area transennata per un tratto di 170 metri. Non sussistono abitazioni nelle vicinanze, presenti i paracadutisti della Folgore. Tiene missione a Bruxelles per 9 giovani del tienese, impareranno ad essere cittadini d'Europa. Dall'Unione Europea, tramite Associazione Europea per la Democrazia Locale, è arrivato a Tiene un finanziamento di 16.000 euro per il progetto Sei Reload. Assicurerà la partecipazione di 9 giovani di Tiene, Fara Vicentino, Lugo di Vicenza, Malo, Marano, Villaverla e Zanè, ad un percorso formativo sul tema della cittadinanza attiva e sulla coproduzione di politiche locali per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile. Valli del Pasubio, elicottero sorvola il Pasubio domenica, ma è lì per il work in progress sulle 52 gallerie. La ditta specializzata in bonifiche di montagna ha iniziato ieri la posa della pedana artificiale che andrà a rimediare provvisoriamente al crollo del sedime stradale in pietre verificatosi il 2 aprile. Una settimana di lavori, poi procedere alla riapertura dell'itinerario completo. Marano Vicentino, spegnete le luci su di me, basti il mio messaggio. L'ex datore di lavoro merita una seconda chance. Chiedo di tornare ai miei libri, alla mia famiglia, ai paesaggi della mia campagna, al Summano dove salgo per gustarmi il panorama. Quello che dovevo dire l'ho ampiamente detto, ora è bene spegnere i riflettori puntati su di me. È stanco Marco Santacaterina che dopo l'articolo è stato contattato dalle testate di tutta Italia per poter raccogliere direttamente dalla sua voce la testimonianza. Diverse le trasmissioni sui canali più noti della TV che l'hanno voluto ospitare. Ultima in ordine di tempo, Marco Liordine il pomeriggio di ieri su Rai 1. La pagina dell'Eco Nazionale. Spagna, dopo la batosta elettorale, si dimette il premier Sánchez, convocate elezioni anticipate. Dimissioni, elezioni anticipate, il risultato della sconfitta alle amministrative che hanno visto trionfare il Partito Popolare e arretrare l'alleanza progressista formata dai socialisti, guidati dal premier Sánchez e dai partiti alla loro sinistra. Erdogan vince le elezioni, resta alla guida della Turchia, resterà fino al 2028, così hanno scelto i cittadini turchi chiamati a votare per il ballottaggio. Houseboat si ribalta sul Lago Maggiore, un morto e tre dispersi, il bilancio provvisorio dell'incidente che si è verificato ieri sera sul Lago Maggiore, dove a causa di un violento temporale una barca con 24 persone a bordo, 22 passeggeri e due persone di equipaggio si è ribaltata nelle acque tra Lisanza nel Varesotto e Dormelletto nel Veronese, Novarese.
Lo sport Serie A, il Milan batte la Juve, vola in Champions, Lecce salvo. A una sola giornata dal termine, il massimo campionato di calcio esprime quasi tutti i suoi verdetti. Europa minore a parte, resta in ballo solo la lotta per non retrocedere, con Spezia e Verona impegnate a evitare di scendere in Serie B insieme a Cremonese e Sampdoria. È tutto, grazie dell'attenzione, a domani.